Storia di una macelleria che racconta la storia del costume. Daniela Bruni. Francesco Mario Augusto. Signor Franco, qui abbiamo una foto di tutta la famiglia, dei fratelli. Sì, eravamo 5 maschi e 2 femmine, 7 figli siamo. Sempre lavorato tutti insieme, noi tutti per uno, uno per tutti. Da quasi 70 anni questa famiglia si è occupata di vendere carne nella capitale, fin dal 1951, come testimonia la foto scattata al mattatoio di Testaccio, anno di fondazione della prima macelleria a San Giovanni. Questa era la macelleria dove venivano a comprare la carne Alberto Sordi e Anna Magnani. Sì, sì, sono sempre venuti. Alberto Sordi lavora molto alla vitella, mangiava. Vitello, vitella speciale. Il piccione pure al arrosto, secondo quello che doveva fare. Alla Magnani invece mangiava più, un pochino anche di carne rossa. Cosa ricorda di Alberto Sordi quando veniva da voi in macelleria? Guardi, era un uomo veramente scherzoso, per me era il massimo della persona, perché eravamo tutti i pazzi, c'era anche la gente che veniva qui al negozio, stavano qui tutti intorno a lui. E lei ha iniziato qui? Fin da bambino? Da 16 anni avevo, non è che c'era una scuola speciale per farle. Eravamo apprendisti, io ero apprendista dei miei genitori. Dopo più di mezzo secolo, con la terza generazione, la macelleria si è ingrandita fino a diventare un ingrosso che rifornisce solo su Roma oltre 400 ristoranti. Ma oltre alla vendita della carne c'è molto di più. La tradizione della famiglia ci ha dato un rispetto del lavoro che facciamo, ci ha permesso una evoluzione del nostro lavoro. Quando il nostro cliente è informato, ci spinge sempre a creare del meglio. Questa è la nostra cassaforte, chiamo cassaforte per il valore della carne che è all'interno, e facciamo una classificazione del top dei nostri prodotti. Qui è nata anche la prima Academy della Carne d'Italia. Sì, siamo stati i primi ad avere un'Academy sulla carne, inserita nello stabilimento industriale. Questo ci porta ad avere una vicinanza enorme fra la produzione e la dimostrazione dei prodotti. Ci ha portato a coinvolgere degli istituti alberghieri o comunque anche delle scuole di cucina per mostrare quello che è la preparazione della carne. Qui siamo in un centro carni molto importante che ha un primato in Europa. Sì, è uno dei centri di eccellenza della macellazione in Italia. In più ci troviamo comunque in un mattatoio comunale che raccoglie tutti quelli che sono le esigenze della campagna romana. Tanto è vero che stiamo creando dei marchi e stiamo creando delle filiere per aiutare i nostri allevatori, e dobbiamo riuscire ad evitare che i nostri allevatori lascino il proprio mestiere.